Ciao ragazzi, allora siamo di nuovo in diretta e io sono appena rientrato da un amico che ha esperienza in questo settore e mi ha aiutato a pubblicare, a caricare. Ciao Miki, con la salute tutto a posto, a pubblicare questo libro su Amazon. Quindi adesso, man mano che vi aggiungete, vi do le istruzioni per come fare, vi spiego tutte le varie cose. L'unica cosa è che adesso non ho avuto neanche tempo a fare nulla, devo solo fare una mia condivisione. Ciao Nicola. Nicola, ti ho chiamato stamattina ma non potevi rispondermi. Ma dopo ci sentiamo nel pomeriggio. Ok, allora intanto che vi aggiungete, faccio solo anch'io una condivisione. Partiamo con questa diretta dal titolo Tutto è possibile con i cani da guardia efficace se si capisce come fare. E poi vi spiego un po' cosa intendo dire con questo titolo. Allora, eccolo qui, un attimo. E poi partiamo alla grande. Eccolo qui. Ecco qui. Dunque, qua devo, perfetto, faccio questa condivisione e siamo a posto. Bene, non so come faccia il tempo da voi, ma qui il tempo è uggioso per un po' di giorni. Intanto sembra che ci voglia graziare, e per noi qua è importante, a non farci grosse nevicate. Sicuramente fino a Natale, forse fino a Capodanno, per noi è importantissimo. Ciao Rocco Lombardi, ciao Dino, Nicola, vedo che vi state, Vito. Oh Vito, altro che Natale, stiamo finendo tutte le scorte, quindi mi sa che se a Natale non abbiamo più niente. Ieri ci siamo attaccati anche alle olive, i tarallucci sono ormai quasi finiti tutti, eccetera. Adesso non so se ricevi oggi il pacco o domani, non so, ho detto a mia moglie di tirare fuori la lettera di vettura che poi te la faccio mandare. Quindi, vi dicevo, allora, il titolo della diretta oggi è Tutto è possibile se si capisce come fare, però vi voglio dare istruzioni per il discorso del libro che vi potete andare a scaricare su Amazon. Allora, la cosa è semplicissima, noi abbiamo caricato il libro. Amazon si prende da un'ora a 70 rotte ore, però so che poche ore lo pubblica, quindi potete incominciare, andare semplicemente su Amazon, scrivete nella categoria, mettete solo cani da guardia e vedete se è già uscito. Se è già uscito, ci sono due possibilità. Una, perché è la prima volta che lo facciamo. Allora, Amazon inizialmente non vuole pubblicarlo gratis e lo pubblica a 0,99, e spero che vi immaginiate che non è che mi interessa incassare una parte dello 0,99, però abbiamo scoperto stamattina che si può solo pubblicare non gratis ma a 0,99, però si può chiedere che per 5 giorni si faccia una promozione e si possa scaricare gratis. Quindi quello che io voglio dire è, prima cosa che dovete fare in questo nostro nuovo esperimento, perché io tutti i miei libri li ho pubblicato sempre tramite case editrici, so che continuate a scrivere adesso sotto Natale alla Federazione, mia moglie, lei è la responsabile di tutto, ma ci vogliamo liberare di tutta questa cosa, per quello che non li sto pubblicizzando, perché mia moglie riceve gli ordini, poi deve chiamare l'SDA, poi voi contestate che le DSA, SDA, che sarebbe il Corriere Caro, costa 7 euro, poi non ve lo porta all'indirizzo che volevate, e poi allora mia. Quindi vogliamo trasferire tutto su Amazon. Per inaugurare questa cosa, questo libro, ho voluto metterlo, come vi ho detto, in questi giorni, gratuitamente. Stamattina abbiamo scoperto che il prezzo normale non può essere gratuito su Amazon, ma il minimo che accetta è 0,99, quindi un po' meno di un euro. Sarà poi questo libro che io ho deciso di regalare, però tramite Amazon lo potete scaricare solo 0,99. Però
Siccome c'è una condizione che noi stiamo concordando con Amazon, ma non siamo riusciti ancora a far partire, che per 5 giorni sarà invece gratis, perché Amazon non lo pubblica gratis, ma prevede una promozione a 0 euro per 5 giorni. Quindi le istruzioni che vi posso dare io è questo: il libro è stato caricato, Amazon lo sta visionando per la pubblicazione e potrebbe essere pubblicato fra 1 ora, 2, 3, 5, massimo 72 ore, quindi vuol dire nell'arco di 1 giorno o 2, però credo che in giornata verrà pubblicato. Se ogni tanto andate su Amazon e mettete cani da guardia, nel peggiore delle ipotesi trovate che dovete pagare 0,99 con una delle vostre carte di credito e vi mandano la versione che arriva sul cellulare, voi ve la potete leggere bene, piccola, grande, come volete, e ve la potete tenere praticamente per sempre. È appena incredibile, è appena arrivato. Ma no, allora veramente avete fatto bene ad incominciare. Ma quindi mi stai dicendo che no, che è arrivato il mio pacco e che quello che mi hai mandato te abbiamo mangiato tutto. Infatti mi dicevi, non mi hai ancora detto di prodotti, è perché non avevamo ancora avuto tempo. Ciao Flavio. Però poi la parte dolce, compreso quei biscotti lì, insomma, al 90% è già stata liquidata e guarda che tu dici che me li sono mangiati io, ma invece la responsabile è mia moglie. I tarallucci, quelli salati, ce ne sono solamente pochi superstiti e ci siamo attaccati ieri alle olive. E quindi mi sa che perché noi qui a casa nostra ci diamo da fare. Mangiamo solo una volta perché durante il giorno non abbiamo tempo, alla sera, ma in compenso ci diamo da fare. No, pensavo appena arrivato, voglio mandarti la lettera, quella di vettura, adesso lo dico a mia moglie perché voglio che controlli che con queste vacanze credo che arriverà oggi o domani, che ti è già stato spedito il nostro 2 giorni fa. Allora, quello che vi stavo dicendo per il discorso del libro è questo. Voi andate su Amazon, semplicemente dove potete cercare, scrivete cani da guardia. Vedrete che vi salta fuori qualche sacchetto di mangime, un po' di miei libri che Amazon ama, sono gli altri che non c'entra niente, e poi appena sarà disponibile vedrete questa copertina nera con questa bocca di cane con scritto cani da guardia, come liberarsi i ladri per sempre, e se riusciamo, perché stiamo concordando questa cosa, facciamo partire questi 5 giorni gratuiti. Se no lo potete scaricare a 0,99. Però, siccome io non vengo mai meno delle promesse, comunque, in ogni caso, dunque, da domani, se voi volete fare una cosa molto più rapida, mi scrivete a info@canidaguardia.com e io vi mando la copia originale mia che ho tramite mail, invece di scaricarla da Amazon, e ve la mando completamente gratuita, ok? È una cosa che faccio solo anch'io per 4-5 giorni, quindi è una cosa che se mi mandate, anzi anche un po' meno, se dunque domani ve la faccio giovedì e venerdì, quindi se giovedì e venerdì, partendo da domani mattina, arrivare a venerdì sera, voi volete ricevere la copia omaggio senza spendere anche 0,99 che prevede Amazon. Mi scrivete a info@canidaguardia.com, poi io adesso comunque farò dei post in questi 2 giorni, lo troverete se mi seguite sulla pagina, e io vi rispondo a quella mail e vi mando il PDF dove voi vi potete leggere quel libro. Il vantaggio di scaricarvi quello su Amazon è che vi arriva proprio il formato che ve lo potete leggere sul cellulare, e quindi se non riusciamo a far partire questi 5 giorni di promozione, ma io spero di sì, che lo ricevete per 5 giorni gratis, non dovete neanche spendere 0,99, spendete 0,99. Abbiamo concordato il prezzo di copertina, di quello cartaceo sarà 99, no scusate, 9,99, quindi non 19,9, abbiamo messo il minimo del prezzo, 9,99. Potrete ricevere poi quello cartaceo da concordare con Amazon, mettere l'indirizzo, ci avrete proprio praticamente il libro fisico. Beh, Paolo Beghelli, il libro lo vorrai pagare sotto forma di offerta per la tua iniziativa a favore dei bambini dell'India, come posso fare? Va bene, è un po' difficilina questa cosa perché non prevediamo questa cosa, ma in ogni caso, tanto questa cosa dell'India, noi dopo
dal 20 in poi, perché adesso entro venerdì sera finisce questa promozione di tre videocorsi, di chi acquista un cane che gli regalo i tre videocorsi, oppure chi vuole acquistare solo i videocorsi che ha già cani o non può ancora acquistare i cani può comprarli a metà prezzo. Quindi fino a venerdì sera vi parlo di questo. Dal 20, anzi dal mattino al 21, ad arrivare a quanto parto, vi parlerò poi spesso di questa iniziativa, perché tra l'altro c'è già Mauro Genzo che ha poi mandato ieri il prezzo del videocorso totale, non ha usufruito dello sconto di 100 euro perché li vuole destinare a questi bambini dell'India, ma noi al di là dei soldi che arriveranno, noi abbiamo già stanziato noi una somma, io e mia moglie, che comunque al di là della vostra iniziativa porteremo i bambini dell'India e vi documenteremo tutto quanto man mano che saremo là, perché quando ritorneremo poi questa primavera partirà proprio ufficialmente questa fondazione Dog Arena Children, che vedrà poi delle iniziative dove io farò poi dei corsi come gestire i cani senza spendere poco, e il devoluto andrà poi a tutta questa organizzazione. Comunque ti ringrazio Paolo Begheli, è un po' difficile questa cosa qui, perché non vogliamo più vendere fisicamente i nuovi libri, quello che posso fare è mandarlo gratuitamente o lo acquistate su Amazon, però Amazon non ha nessun collegamento. Cosa potete fare con noi? E i videocorsi, e allora se rinunciate allo sconto sul videocorso, quei soldi praticamente che noi facciamo questo sconto, lo devolviamo a questi bambini d'India. Comunque, anche con lo sconto, il ricavato dei videocorsi, il 10% andrà ad aggiungersi alla somma che noi abbiamo stabilito di dare a questi bambini, ma personalmente io e mia moglie, adesso che andremo laggiù in questi villaggi, verrà aggiunta questa cosa. Ma ve ne parlerò poi in modo dal 21. Entro il 20 preferisco parlarvi di questa iniziativa, perché la possibilità di avere tre videocorsi a metà prezzo, ricordate che non ce l'avrete mai più, anzi non si potrà poi più entrare con solo tre videocorsi nel mio Guard Dog Evolution, che è questa pagina di Facebook legata al gruppo chiuso. Ma io adesso sto finendo, spero entro fine anno, quello sui cani da guardia efficace, bisogna poi avere anche l'altro. Quindi è una cosa, non ve la voglio spingere più di tanto, visto che ci rimetto metà prezzo, ma un po' chi se ne stanno già approfittando. So già che il massimo delle vendite sarà domani, giovedì e venerdì, perché io faccio l'iniziativa un mese. Per 28 giorni la gente fa solo informazioni, poi le ultime 3 ore, poi sono sicuro che arriveranno poi venerdì a mezzanotte e dice: no, sto rientrando in aereo, la prego domani mattina, la supplico, perché ormai siamo abituati a vivere in questo mondo. Bene, però cosa vi volevo dire oggi era per il libro. Il libro, quindi ve lo ripeto ancora, iniziate ad andare a vedere sulla pagina Amazon, scrivete cani da guardia, se riesce la copia o la potete scaricare gratis o a 0,99. Io spero di riuscire a settare, perché c'è questo mio tecnico che sta cercando di comunicare con Amazon, perché vogliamo, come vi avevo promesso, 5 giorni avere, loro credevamo per sempre, ma loro, poiché immagino che lo spazio di un libro, proprio come pesantore di file, loro vogliono comunque che gli sia corrisposto un costo, il minimo che accettano come prezzo basso è 0,99. Però è assolutamente vero, perché qualcuno è riuscito a farlo, si può chiedere una promozione di 5 giorni. Stiamo facendo il possibile, quindi se volete aspettate di vedere quando ci sarà la promozione, se no ve lo comprate a 0,99, ve lo scaricate sul cellulare a 0,99, oppure siccome c'è stato sto disguido, ma è dipeso più che tutto dal tecnico e Amazon che mi hanno informato, io faccio il cinofilo, non faccio il tecnico informatico, e alla fine non mi hanno informato realmente come stanno le cose, perché io sono appena arrivato adesso, sono stato in questo studio per caricare sia la versione cartacea sia la versione Kindle, quella lì che voi vi potete scaricare. La versione cartacea sarà disponibile dalla prossima settimana, quindi chi vuole poi avere il cartaceo ce l'avrà poi dalla prossima settimana. Invece, forse già adesso, fra poche ore, voi troverete già questo.
Se non volete spendere 0,99, basta che scriviate a info@candidaguardia.com, ma dopo ve lo scrivo poi meglio anche qui, ma è facilissimo. Candidaguardia.com è il nostro sito storico, basta mettere info@candidaguardia.com, non oggi perché oggi non ce la faccio, ma domani che è giovedì e tutto venerdì fino all'ora 24 ve lo giro direttamente alla vostra mail e ce l'avete gratuito. Sul computer lo potrete leggere benissimo, lo potete leggere anche il telefonino, ma dovete stare ad ingrandirvi ogni volta un po' i caratteri e spostarveli. Invece la versione che abbiamo caricato apposta per il telefonino, che è quella che Amazon la metterà poi 0,99, è quella che se voi stabilite che nel telefonino volete solo che ci siano sette parole, leggete sette parole, poi col dito, come vedete tanto, e ve lo leggete. Questa qui che vi mando io gratuitamente non vi costa neanche 0,99, ma è un PDF. Voi aprite il PDF e ve lo dovete scorrere a mano man mano che andate avanti. Bene, le informazioni che vi dovevo ve le ho date adesso. Ciao Gabriella, ciao Graziano, vedo che vi state sintonizzando tutti. Bene, allora parliamo dell'argomento di oggi. Vi ho scritto nel titolo Cani da guardia efficaci, tutto possibile se si capisce come fare. Allora vi racconto una storia, ma mentre le storie hanno sempre, si chiamano storie perché hanno una data storica, si racconta di cose successe tanto tempo fa. Io invece vi voglio raccontare una storia che mi è successa, una parte di questa storia meno di 24 ore fa e un'altra parte di questa storia solo 4-5 ore fa. Allora, una cosa che io non ho mai detto perché l'ho sempre ritenuta una pubblicità sleale nei confronti dei miei concorrenti e indipendentemente da cosa, forse qualcuno dice nei gruppi perché è infastidito del fatto che io studio tanto sui cani e loro non sapendo come giustificarsi che non hanno le stesse possibilità, non possono fare gli stessi miei studi, ma questo avviene sempre se si è un po' in mostra, quindi si radunano in gruppi chiusi e mi calunniano in tutti i modi. Al di là di questo, è mia usanza che mantengo da sempre, ma è una cosa ormai risaputa, che quando io consegno uno dei miei cani da guardia, se la persona nell'arco di un periodo, che può essere anche 2 o 3 mesi, certo non 20 anni, si ritiene non soddisfatta del mio cane per tutta una serie di motivi, io sempre, ma questa non è una novità, non l'ho mai pubblicizzato per non fare una concorrenza sleale, anche se molti mi hanno sempre detto invece devi fare di questa cosa il tuo cavallo di battaglia, ma io voglio essere scelto per competenze cinofile e non per queste cose prettamente commerciali, io ho sempre ritirato il cane e restituito i soldi fino all'ultimo alla persona che si riteneva non soddisfatta dei miei cani. Normalmente mi succede sempre una, due, tre volte all'anno, quest'anno mi era solo successa una volta e adesso a fine anno mi è successa una seconda volta. Questa è una cosa che io ho sempre fatto, ma vi dirò, come tante altre cose che faccio, sinceramente non lo faccio tanto per voi. Io ho talmente la faccia tosta di dire cosa penso che mi sono sempre trovato bene con me stesso a comportarmi in questo modo. Lo faccio per me, perché avere qualcuno, io la maggior parte dei miei clienti sono tutti molto soddisfatti, tant'è che io se non sono povero e se continuo a vendere cani in questi momenti dove tanti magari dicono che sono in crisi, alcuni hanno chiuso gli allevamenti, perché ho una clientela storica di gente che chi ha comprato i cani da me una volta poi li ha sempre ricomprati. Non accade al 100% perché non c'è organizzazione commerciale che abbia un rinnovo del 100% di clienti per tanti motivi, persone che dalla villa, come dire, passano ad abitare in un appartamento. Infatti uno dei problemi che ho ultimamente è che ci sono parecchie persone che, intanto ogni tanto qualcuno si separa, divorzia e mi chiede in ginocchio di risistemare i cani. Mi sembrerà strano, ma separazioni e divorzi in questi momenti non particolarmente in auge aumentano.
Seconda cosa, ci sono persone che per difficoltà avevano provato ad acquistare una casa con mutuo. Io già le persone che hanno solo casa in affitto sono sempre un po' reticente a vendere i miei cani, perché poi questi nell'arco di un anno a sapere che cosa fanno, si immaginavano che vivere in una casa singola con giardino fosse una cosa affrontabile come spesa, poi costa molto di più di cosa avevano immaginato. Ritorno in appartamento, indipendentemente dal fatto che mi hanno comprato i cani. Poi ci sono ancora sempre sti cani da dover sistemare. Però ultimamente accade che persone che si hanno comprato la casa con il mutuo poi l'hanno rimessa in vendita perché non pagavano il mutuo. Un po' di gente che ha un'azienda e le banche si stanno prendendo la casa, le hanno pignorate, quindi loro vanno a sistemare i loro cani. Altre persone che hanno proprio scelto per una questione che magari prima la moglie poteva stare a casa, poi adesso invece si è messa anche lei a lavorare, preferiscono vivere nel centro abitato, vanno in appartamento e come vi dicevo, poi ci sono ancora sempre queste persone che hanno, normalmente non sono, cioè, fortunatamente nessuna sono i miei clienti, che hanno visite dei ladri e si sono stufati di combattere contro tutto e dice ma noi con tutti i problemi che ci dà già la casa con giardino. La casa con giardino è un lusso, quindi i lussi oggi costano normalmente cari e bisogna veramente poterseli permettere. E le persone a un certo punto, quando si rendono conto che non riescono, come dire, ad apportare avanti ci abbiamo le vallette come Striscia la Notizia che vengono direttamente. Ecco, questa è proprio la velina. Vedete, mia figlia è proprio la velina. Dice: il libro uscirà per 4-5 giorni gratis. Abbiamo vinto questa battaglia, lo sapete in diretta, abbiamo risolto. Quindi, molto bene, questo dispenserà me da dovervi trasferire il link e dover avere questo lavoro aggiuntivo. Comunque, in ogni caso, aveste difficoltà, mi rendo disponibile. Se mi scrivete a info@canidaguardia, ve lo spedisco. Ma voi iniziate a cercare cani da guardia su Amazon. Come esce, lo troverete, ma solo per questi 4-5 giorni. Gratuitamente avete questo formato che è una figata perché praticamente voi impostate nel cellulare. Io lo spiego a voi solo che perché per me sono state novità fino a un mese o 2 fa che ho iniziato a scaricarmi anche io questi libri. Magari voi li leggete da anni, scusate che vi do queste spiegazioni, ma le do per chi non è sufficientemente pratico. La figata di questo formato particolare che sta da Amazon, che anche se uno è accecato come me, può mettere le lettere altissime, è ovvio che ogni schermata di telefonino ci saranno 4-5 parole, ma le gira così dall'inizio alla fine. Invece quello che vi mando io è un PDF che potete sigillare, ma ve lo dovete sempre giostrare in questo modo. Ma la mia velina qua mi ha portato che il libro uscirà per 4-5 giorni, credo 5 perché dovrebbe essere 5, completamente gratuito anche questo formato. Di lì in poi dovrete poi pagarlo 0,99 perché Amazon giustamente non fa niente per niente. Dice Romano, se tu vuoi farlo gratis per tutta la vita, aggiustati. Io il minimo che posso concederti è di renderlo disponibile all'essere scaricato a 0,99. Però per adesso potrete. Quindi Amazon, continuate a cercare Amazon in questi giorni. Io appena è pubblicato ve lo comunico sul coso perché inizieremo a controllare, però quello lo decidono loro, siamo lì in attesa anche noi del grande evento. E, se voi su Amazon mettete cani da guardia, tac, lo vedete e ve lo scaricate. Bene, abbiamo avuto questa, sembra già il telegiornale con le dirette, veramente siamo dei grandi, facciamo dirette in diretta. Bene, torniamo a noi. Appunto che il nostro titolo è Tutto è possibile se si capisce come fare. E vi dico, una delle cose che io ho sempre fatto, e vi stavo dicendo, non tanto per i clienti, ma per me, era che nel momento in cui le persone, io gli avevo consegnato un cane giovane, iniziavano a lagnarsi. Poi una volta c'era la possibilità che la gente non era giustamente competente di cinofilia, si lagnava, ma io riuscivo in qualche modo a convincerle, tipo devi aspettare, devi fare in questo modo, devi fare in questo modo. Il motivo perché il cane, magari io ti ho mandato un filmato, faceva la guardia a casa mia, adesso te l'ho trasferito, non la fa perché ci sono le condizioni
condizioni ambientali. Io queste condizioni ambientali, che ne parlerò in modo molto approfondito nel videocorso che sto costruendo e si chiama Il cane da guardia efficace, sono di una fondamentale importanza. Solo cosa succede? Che se uno prende un cane da me, nonostante faceva la guardia, addirittura dei cani fanno la guardia i primi giorni, poi smettono di fare la guardia. E le stesse persone che mi hanno detto: guarda che il cane fa la guardia, che dopo invece, essendo giovane, le condizioni ambientali, qualcosa non ha funzionato, il cane smette di fare la guardia. E la verità non è che smetta per tutta la vita, smette fin quando la maturità non le consentirà di non subire le condizioni ambientali sbagliate, magari altri cani che sono lì nei dintorni, che hanno comunque dei feromoni di dominanza. Insomma, la guardia è un discorso molto complesso, molto più difficile che insegnare seduto alzato al cane, resta, mordi, lascia. Quella è una cosa, insomma, che si riesce a fare con i premi. La guardia no, non puoi dare un premio a un cane e dire: ti do un premio se fai la guardia, perché quando lui deve fare la guardia noi non ci siamo. E anche se glielo dai dopo che ha fatto la guardia, insomma, se lui non aveva l'istinto, non riesce a fargli maturare l'istinto nella guardia solo con i premi. Quindi bisogna lavorare solo su soggetti predisposti, bisogna capire con delle tecniche, appunto, ed è il motivo per il quale preferisco sempre crescermi di 2 o 3 mesi, vederli come lavorano, capire fin dove possono arrivare e consegnare il cane. Quando i clienti non sono contenti di un cane, non hanno praticamente tempo ad aspettare, e a un certo punto non credono più alle mie parole, perché una volta vi dicevo, era facile credere le parole di chi si era fatta un'esperienza e aveva dimostrato risultati, perché le persone parlavano con me, parlavano con 2 o 3 persone e quindi io riuscivo di più a convincerla a temporeggiare. Adesso no, adesso qualsiasi cosa che si fa si rende pubblico ovunque. E voi immaginate se io ho venduto un cane ad una persona che è molto socializzata, io li chiamo così, socializzati, vuol dire che è su tutti i social possibili e immaginabili. Già prima magari di venire a acquistare il cane da me, aveva frequentato tutti i gruppi di cani da guardia, della razza che allevo io, della tipologia che allevo io, e aveva sentito delle opinioni. Qualcuno dice: Romano dice solo bugie, altri dicono un genio della cinofilia, qualcuno dice: no, noi siamo sicuri che va a fare i viaggi, qualcuno dice: no, ma lui sta in casa e quello che vi manda sono fotomontaggi dei viaggi che ha fatto, sono bugie, fa come vanno a Marchi, e noi siamo più seri perché non facciamo le dirette, lui è sempre lì nella sua televisione e perché vi vuole in qualche modo abbindolare. Quindi chiunque si esponga, ma questo vale per tutti, ai pregi e ai vantaggi e gli svantaggi. Vantaggi che siamo molto più conosciuti, io solo questa pagina ho quasi 50.000 persone che mi seguono. Gli svantaggi che magari sono lì tranquillo che mi faccio una passeggiata, mi ferma la gente, vuole fare un selfie e vuole che loro vorrebbero che io gli spiegassi cosa devono fare con il loro cane, eccetera. Quest'anno ero sotto l'ombrellone, andavo già nel bagno, meno frequentato in assoluto, mi mettevo lì con gli ombrelloni che non mi vedevano, zac, quasi tutti i giorni qualcuno mi aveva individuato e arrivava con un cane e voleva che gli dicessi qualcosa del cane, perché ovviamente, cioè, faccio i filmati da un posto di mare che la gente ormai ha individuato e quindi iniziano a cercarmi, e a volte, nonostante esca nelle ore giusto alla mattina e tutto, mi beccano, eccetera. Quindi c'ha vantaggi e svantaggi. Allora, per venire al dunque, quello che vi stavo dicendo è che una cosa che ho sempre fatto per vivere sereno, e anche perché ho la fortuna di non essere un povero, ve l'ho già detto tante volte, nonostante sia nato povero, ma abbia lavorato molto e oggi posso permettermi di fare certe cose. Quando le persone che gli do un cane, dopo un anno, un mese o due, iniziano a non credere più cosa gli dico, a contestare ciò che sono le mie considerazioni, a dire che secondo loro, non sarebbe come dire che io dico a un chirurgo: secondo me lei sta usando i ferri del mestiere sbagliato. E il chirurgo che può fare se non dire vada da un altro? E io faccio nello stesso modo, però vada da un altro. Tenendosi un cane mio, mi sembra poco onesto, ma poi non voglio. Io non voglio che i miei cani stiano, poiché io voglio molto bene i miei animali, me li sono cresciuti da piccolini, sono affezionato, non voglio che stiano in case di gente che non sono soddisfatti. Quindi mi rifaccio portare il cane, l'unica condizione è quella: quando io consegno i cani e vado a incassare i soldi, il viaggio lo faccio io. Quando le persone mi consegnano il cane, praticamente il viaggio lo devono far loro, però in cambio prendono tutti i soldi fino all'ultimo. E non vi dico, mi sono preso anche delle fregature, ma le metto nel discorso: ho ritirato cani che dopo 2 o 3 mesi
La mia è una zona dove non c'è Lesmania filaria e mi sono ritirato pagandoli e loro avevano la Lesmania filaria, che poi sono morti. Ho ritirato cani che prima di darmeli indietro avevano chiesto all'amico panettiere che faceva anche l'addestratore di andargli a stimolare, quindi me li sono trovati rovinati, a volte irrecuperabili. Insomma, mi è successo di tutto, ma io normalmente quando io do un cane, la persona è contenta, continuiamo a essere amici. Se la persona non è contenta, io voglio chiuderlo questo rapporto. Non mi piace portarmi indietro sto strascico, bla bla bla. Siccome se io ho promesso dei risultati, so che questi risultati avverranno, a me ritirare indietro il cane, anche se devo restituire i soldi, per me è uno studio, perché voglio dire, ma quello che io avevo previsto realmente non si sta verificando perché avevo sbagliato le previsioni, oppure non si sta verificando perché venivano commessi in quella proprietà degli errori di fondo. Ecco perché punto molto sulle condizioni ambientali. Adesso faccio un videocorso che il cane non riesce a esprimersi come guardiano. Quindi i soldi che do indietro li interpreto come un prezzo che devo pagare per fare uno studio, perché non c'è niente di più, come dire, veritiero come studio, che l'aver fatto delle previsioni, aver mandato un cane in una proprietà, il proprietario dopo 2 o 3 mesi si dichiara scontento, riprendersi il cane, rimetterlo in una mia proprietà, vedere lui come lavora per capire se avevo sbagliato io o se aveva sbagliato lui. Bene, questa storia che vi voglio raccontare, che ha in parte 20 ore e in altre parti 4-5 ore, di un cane che dopo diverse lamentele tutto, io ho ritirato ieri attorno alle 14:50, ho messo 14:30, adesso non mi ricordo, ho messo il cane nel solito recinto, che è il mio recinto sperimentale, perché faccio la cosa più semplice del mondo. Prendo questo cane, normalmente nel viaggio non ha mangiato, gli do da mangiare. Questo è una femmina che aveva 8-9 mesi, più o meno 8-9 mesi, forse 10, adesso non me lo ricordo. Io, per me 2 o 3 mesi non hanno queste grandi importanze, i cani maturano da 2 anni in poi. Il proprietario non era disposto più a credere che il cane sarebbe diventato un grande cane, eccetera, eccetera. Come avevo garantito, io ho restituito tutti i soldi. Sappiate che dire queste cose in diretta è rischioso, perché qualcuno potrebbe dire: A, non è vero che mi hai restituito i soldi; B, non è vero che ti sei ripreso il cane. Invece io sono abituato a far sempre tutto alla luce del sole, tutto pubblico, come ho sempre già fatto i miei corsi. Voi provate a vedere quanti allevatori ci sono che fanno i corsi pubblici, possono venire tutti i clienti e conoscersi fra loro, oppure tengono dirette di fronte a 50.000 persone che li seguono. Ciao Marco, e chiunque può dire quello che vuole. Di conseguenza ho ripreso il cane, l'ho rimesso in questo recinto, che è il mio recinto sperimentale, poi gli ho dato da mangiare, ho lasciato che il cane, questa femmina, dormisse tranquilla. Stamattina ho fatto la cosa più normale del mondo. Con un telefonino mi sono presentato, perché voglio sempre documentare e poi studiarmi le reazioni. Ho fatto il giro, me ne sono arrivato come fossi un estraneo. Mi metto, per lei era un estraneo, perché anche se l'ho allevata io, adesso era stata 2 o 3 mesi a casa di questa nuova famiglia. Me ne sono arrivato al bosco e adesso vi do la possibilità di 2 risposte. A, la femmina non faceva la guardia. B, femmina faceva la guardia. Ecco, secondo voi scrivete la risposta, se mi state seguendo, cosa pensate? Quando mi sono presentato lì stamattina, e questo è accaduto 5 ore fa, la risposta numero A è che la femmina non faceva la guardia, aveva ragione il cliente che me l'ha portata indietro e gli ha rimborsato i soldi. B, dopo dunque dalle 2 faceva le 2, dopo 16 ore che era a casa mia nel recinto sperimentale, io sono arrivato e la femmina faceva la guardia. Quindi A non faceva la guardia, B faceva la guardia. Dai, voglio aspettare una vostra risposta, così vedo se vi siete addormentati o se siete attivi. Dai, aspetto nei commenti. Quindi A, la risposta non faceva la guardia; B, la risposta faceva la guardia. Ok? Vediamo, allora dormite, nessuno mi dà. B, Dario Quairolo dice faceva la guardia. Bene, allora Dario Quairolo dice B. Forza, vediamo se qualcuno. Beh, ma perché qui non vale, insomma, è Romano e Sara che ha risposto. Ah no, chi è che ha scritto con Cane? No, è Sara che scrive B faceva la guardia, ma lei non è valida, mi ha rovinato questa scommessa.
Katia Zanellato dice, faceva la guardia. Allora io cosa faccio sempre? Semplicemente dopo che sono stato imprecato, calunniato, detto no, lì. Tutti credono sempre che io non mi sia mai sbagliato prima e mi sia sbagliato la prima volta. Voi dovete sapere che esiste anche un allevatore che mi ha consegnato tanto tempo fa un cane dicendomi, guarda, sono sicuro al 100% che questo cane non farà mai la guardia. Io ho preso questo cane, questo allevatore, avevamo un ottimo rapporto, adesso non voglio entrare in dettagli perché non voglio che lo identifichiate, lui per dire voleva comunque i miei cani da guardia che proteggessero la proprietà, io gli ho cambiato cane, gli ho detto guarda, facciamo una bella cosa, se tu non vuoi i soldi indietro, lui non li voleva, dice no, voglio solo che mi cambi cane perché questo sono sicuro, cioè ho avuto tanti anni che allevo, sono sicuro anch'io ho dei cani da guardia che non farà mai la guardia. Bene, ho cambiato praticamente, mi sono preso indietro questo cane, bisogna sempre buttare giù dei bocconi, far finta di non aver capito niente dalla vita, fare le persone umili, far vedere che si è disposti a ricredersi, che e tutti sono sempre convinti che questa sia la prima volta che io mi sia sbagliato, dice mi piace per te, ma stavolta ti sei sbagliato. Dico va bene, mi sarò sbagliato. Allora gli ho restituito, cioè gli ho cambiato un cane, tra l'altro gliel'ho fatto scegliere fra due. Lui dice: no, stavolta scelgo io, ha scelto un cane, io gliene ho proposto un altro e adesso c'è anche l'altro laggiù. Di questo nuovo cane da guardia, siccome diciamo era più diffidente, è partito prima a fare la guardia, molto soddisfatto, però che cosa c'è? C'è che questo cane io me lo sono tenuto, perché poi un po' di rivalsa devo averla, l'ho data dei vicini di casa, è sempre disponibile, ogni tanto prendo quell'allevatore e dico, senti, vieni a trovarmi che andiamo a vedere quel cane che non faceva la guardia, che l'ha denti fuori. E quindi questa cosa qui, per dire, mi è già capitata più di una volta, ad esempio persone che dicono, no, non mi si riprenda il cane, un cane non affidabile, io quando si tratta di inaffidabilità, io mi prendo i cani tipo anche a 2 anni, perché poi è un grande studio con me, eccetera. Ad esempio, Ural non era una questione di inaffidabilità, il proprietario me l'ha dato a 4-5 anni, credo 5 anni, si è solo trasferito praticamente fuori dall'Italia e io ho fatto questo grande studio che è diventato da mangiatore di uomini a leccatore di uomini. E adesso, se non dovessi partire per questo viaggio per l'India, mi dovrei prendere questo di 7 anni, ma comunque non è che scappa, me lo prenderò io, ma in questo momento, siccome se vado via non voglio lasciare Sara in questi problemi, vi farò poi vedere questo cane quando sarà ora, che è veramente molto aggressivo, che utilizzando dei sistemi, ecco perché vi ho detto, tutto è possibile se si sa come fare. Però vedo che quasi tutti dicono, A ovviamente dice, tranne Lella, però guarda che la A era non faceva la guardia, B faceva la guardia. E siccome Gabriella è una, secondo me non hai capito bene, comunque tutti hanno in poche parole votato B. Però chi mi ha rovinato completamente tutto è Sara che ha detto B, perché stamattina che Sara è rientrata diciamo verso le 5:30, 6 e la femmina era già là che faceva la guardia quando non ha conosciuto lei che arrivava. Ma io ho fatto semplicemente una cosa, sono arrivato dal bosco con il mio cellulare, ho filmato la reazione e faceva la guardia. Allora, siccome la persona che mi ha portato indietro il cane comunque ci ha rimesso, se io penso, perché ha dovuto comunque prendersi un furgone, portarmi il cane, prendere una giornata di permesso, a meno che non ci sono altri motivi che io comunque ignoro perché penso sempre nella buona fede. Qual è il motivo che il cane ha fatto subito la guardia a casa mia e laggiù non faceva la guardia? Perché è il titolo della diretta di oggi, tutto possibile se si capisce come fare. E nel come fare ci sono sempre in classifica, diciamo in pole position, le condizioni ambientali. Quello che io vi spiego sempre è che, guardate, questo titolo penso che racchiuda un po' quella che è sempre stata la mia cinofilia, ma specialmente quali sono stati gli errori che ho fatto io, gli studi, ma specialmente quello che mi ha fatto immaginare
che dovevo iniziare a studiare seriamente. Studiare seriamente non voleva dire confrontarmi con altri nei gruppi dei social, non voleva dire perdere le notti a litigare con gli altri, non voleva dire criticare gli allevatori che mi hanno dato i cani, non voleva dire discutere, voleva dire vivere coi cani, osservare coi cani e dar sempre colpa a me stesso se qualcosa non funzionava e dire ma come posso fare perché invece questa cosa funziona? Ed è il motivo che poi strada facendo, sia sull'affidabilità, e sia sulla efficacia del cane, ho poi creato tutto il mio percorso, l'assistenza che do ai miei clienti e ciò che adesso ho trasferito nei videocorsi, che voglio essere chiaro, non è che solo acquistando i videocorsi voi diventerete, diciamo, il clone di Ezio Maria Romano. Inizierete a imparare la base che è la mia stessa, io ve l'ho trasferita con grande sincerità e ve lo possono garantire. Me lo possono testimoniare i miei clienti che hanno avuto i risultati con i miei cani, se ciò che io ho scritto nei videocorsi non è le stesse cose che applico a loro. Però i videocorsi sono stata un'apertura, siccome di mezzo a volte ci vanno i bambini, ci vanno gli animali, ci possono succedere aggressioni sia a danno della famiglia sia altri, ci possono succedere, cosa mi è appena accaduto, che uno, non uno, ma quattro cani acquistato e gli sono entrati ladri lo stesso perché l'efficacia di questi cani era zero, quindi ci va di mezzo la famiglia. Io un po' di tempo fa ho deciso di aprire la mia cultura cinofila anche chi non ha preso i cani da me, ma vuol fare un percorso. Però i miei stessi clienti, che io seguo da tempo, mi possono dire loro se ciò che io gli ho fatto applicare, sia sull'affidabilità e sia sull'efficacia, come dire, gli è servito meno. Io non so se mi segue in questa diretta il mio amico Riccardo Sant'Ambrogio, che anche lui in parte si era già lasciato deviare dai gruppi dei social, mi stava contestando delle cose, poi fortunatamente si è redento prima dello scoppio finale, cioè nel senso io gli ho proposto subito di darmi i cani e ridargli i soldi, poi così viviamo in pace tutti e due, però sta femmina che era sottomessa dal maschio, non era partita, Dio grazie è partita, fa anche la guardia lei, lui ha avuto un po' più di pazienza, adesso pian pianino avrà i risultati che hanno sempre avuto tutti, solo che è la famosa pianta, il famoso albero che prima deve crescere e non morire, questo è molto importante, ecco perché servono le condizioni ambientali. La pianta, se non gli mettete il concime, crepa, frutti non ne vedrete mai. Deve svilupparsi, deve mettere un bel tronco, dei bei rami, perché ogni mela peserà non so quanti grammi, questo non ve lo so dire, ma in un ramo ci sono molti chili di mele quando matura, e quindi prima deve mettere un tronco, deve mettere i rami da reggere le mele, se no man mano cresceranno, fanno morire la pianta, poi le deve anche nutrire. E stessa cosa è il cane deve fare la stessa cosa. Guardate, quando le persone vogliono fare delle cucciolate, io gli dico, prima dei 2 anni, il calcio che il fisico della mamma trasferirà ai cuccioli, serve molto alla struttura dell'animale. Ecco, la stessa cosa non si tratta di calcio, ma si tratta di esperienze che l'animale in crescita deve fare, quelle stesse che abbiamo fatto noi. Noi da piccoli avevamo delle paure che poi non abbiamo più avuto, non avevamo idea cosa avremmo fatto di professione, magari ci sembravano tutti amici, poi le fregature ci hanno fatto capire che gli amici sono pochi, l'amicizia è una cosa importante. Cioè, ci siamo fatti dell'esperienza, ma il cane è la stessa cosa, non è l'elettrodomestico perché Romano è uno che ha dimostrato di saper far tanti cani da guardia, mi spiace, ma il mio l'ha sbagliato. Non ha sbagliato e non c'entra se in un altro cortile un cane della stessa età fa già la guardia e il tuo no, perché sono condizioni ambientali diverse, sono ubicazioni da dove voi avete ubicato la casa. Il cane può sviluppare prima determinati istinti o in ritardo, da determinati comportamenti che voi dite sì, faccio così, poi fate quello che cazzo che vi pare, oppure se voi andate a lavorare e quel che cazzo che vi pare lo fa vostra figlia, piuttosto che la moglie, piuttosto che la cameriera o il giardiniere. E non vengono osservate tutta una serie di cose, voi avete dei ritardi. E proprio ieri mi è successo questa cosa che per me queste soddisfazioni valgono più dei soldi che ho restituito, perché io non ho potuto fare niente, ho semplicemente fatto, ritirato ieri alle 14:30 una femmina, messa in un posto, lei faceva già la guardia dopo poche ore, però era buio. E semplicemente non c'è appena c'è stata la luce, mi sono messo una giacca bianca che normalmente utilizzo, che io il bianco non lo porto mai perché non credo che mi starebbe bene, quindi i miei cani non sono abituati a vedermi col bianco, ho
guardato dove tirava il vento, insomma, c'era una condizione anche un po' particolare. Lei non mi conosceva perché l'ho fatta ritirare a mia moglie, io manco mi sono fatto vedere dalla femmina, proprio per essere l'estraneo stamattina e fare il test. E sono andato a filmare e la cagna non solo faceva la guardia, si è addirittura alzata in piedi. Quindi, questo che cos'è che, perché mi ha stimolato a farvi sta diretta? Perché con i cani tutto è possibile, ma bisogna sapere come fare. E come fare non lo potete improvvisare, come ve l'ho scritto anche nel libro che vi regalerò. Il buon senso con i cani non serve niente, perché il buon senso è il vostro buon senso, è il vostro buon senso domani, non è il buon senso degli animali. Gli animali o li studiate o non riuscirete mai a capire. E non c'entra che se voi avete avuto 14 cani così, senza approfondire nulla di cos'è la cinofilia, di come vanno gestiti i cani, avete sempre improvvisato, è andato bene. Il quindicesimo che avrà forte carattere, probabilmente bene non vi andrà più. E vi dico, posso avere bambini piccoli, avere due cani che sono dei mangialadri, essere tranquilla al 100% che daranno solo leccate ai miei bimbi? Sì. Ma questo vale per tutte le razze? Sì, ma anche quelle che dicono i veterinari che sono aggressivi? Sì, sono sicuro al 100% che non avremo i problemi? Sì, però come vi ho messo nel titolo, se si capisce come fare. E voi capite come fare se vi fate almeno questo minimo di percorso che sono sempre stati i miei corsi, quindi vi chiedevo almeno un giorno. Oggi con i videocorsi vi chiedo un impegno veramente che a livello economico è irrisorio rispetto a tutte le informazioni che vi do, ma poi seguirli. Cioè lì sono, per dire, sui cani da guardia sono 4 ore e vi praticamente potete sentire tante volte il videocorso di 4 ore finché ve lo imparate a memoria, applicate tutto e avete la garanzia, non al 100, ma al 150% di avere il cane che sarà affidabile. Per quelle che sono le persone che invece vogliono conoscere un po' più di cinofilia, ecco perché quando vi ho scritto che entro venerdì vi faccio questo grande regalo che vi do a metà prezzo, cioè praticamente ciò che a comprarli singoli avreste speso più di 1000 euro, con poco più di metà prezzo li prendete tutti e tre. Perché i tre pilastri del mio studio, di ciò che mi permette oggi di selezionare cani che mi proteggono dai ladri, mi fa stare tranquillo, che mi fanno anche star tranquillo da qualsiasi tipo di aggressione su di me, sui bambini, che mi fanno star tranquillo sulla loro salute, che vivono sempre fuori e si ammalano praticamente mai, che non mi creano problemi sul mangime e cose perché gli posso dare da mangiare domestico, eccetera. Quello che mi ha fatto, cioè, che mi ha permesso di costruire questa tipologia di cani che possono adottare tutte le famiglie, anche le persone che non hanno esperienza e possono giovare da subito di tutti questi risultati e gestire il cane a costo zero e a problemi zero, è stato un mix di tre esperienze. Studio del cane da guardia, di tutto quello che vuole. Studio della cinofilia naturale che mi sono inventato io, studiando prima i Coppinger e altri biologi, andando a fare nelle stesse isole dell'Africa le loro esperienze, cioè andando a studiare i branchi di cani, come farò adesso in India, che sarà uno degli studi più intensi che andrò a fare, e creare la cinofilia naturale, cioè capire il cane in qualità di animale che cos'è che vuole da noi e quante sono le nostre idee che ci facciamo senza aver capito un cazzo di cosa pensa il cane, cosa continuiamo a propinare al cane, ma non era quello. Allora, se il cane è sottomesso, un cane che non ci serve a nulla, un cane che non può lavorare per metterci al sicuro, quindi va bene, ma quello lo è pure un povero disgraziato che ha bisogno di uno stipendio. Voi assumete uno, questo ha i figli che muoiono a casa di fame, non può mai ribellarsi, potete anche dare un calcio nel culo tutti i giorni che entrate, lui prende il calcio nel culo e dice va bene, questo è il prezzo che devo pagare per dar da mangiare ai miei figli. Ma se voi avete un dipendente che è uno in grado di portare avanti con successo un'azienda, ma non solo non potete dargli un calcio nel culo, dovete parlargli con rispetto, perché nel momento in cui perdete rispetto lui vi saluta e voi rimanete senza questa punta di diamante che vi sostituiva nell'azienda. Con i cani da guardia è la stessa cosa. Se un cane dozzinale, un cane che tramite la selezione, tante cose che non vi sto a dire, carattere non sa manco cos'è, lavoro non sa manco cosa significa farlo sul territorio, voi potete sbagliare quello che volete, potete dimenticarvi di me e non studiare nulla. Se il cane è uno di quelli che si può sostituire a voi, quando voi andate a lavorare e lasciate in custodia i bambini, quando voi andate al cinema lui pensa alla proprietà, quando voi dormite
finite, e sono le 3 di notte, come faccio io che russo davanti alla televisione, sono già finiti 3 film, io sono ancora sempre al primo, e non vi entrerà mai nessuno in casa. Ma quello non è un cane che gli potete dare un calcio nel culo, o potete utilizzare il vostro buon senso senza conoscere niente di etologia e di zoologia e gestirlo come niente fosse. Quindi, tra i pilastri quali sono stati? Cani da guardia, no? Del quale ho fatto questo video corso di 4 ore, cinofilia naturale, che ho fatto tutti questi esperimenti nei branchi per capire i cani allo stato brado che cosa vogliono e quando i cani poi in qualche modo se ne impossessano gli uomini che cosa aspirerebbero, no? E l'altro, poiché io utilizzo solo ed esclusivamente cani da gregge per tanti motivi, che li ho già riassunti più di una volta, conoscere a fondo. Che cos'è il cane da guardia in antilupo? Tanti mi dicono: no, ma io voglio solo il cane da guardia, mi caccio le pecore, a me non mi interessa, amo i lupi, non voglio sapere. E no, però io il cane che utilizzo, il cane che consiglio a tutti voi, anche se non l'acquistate da me, come guardiano da tenere nel cortile, che si ammala pochissimo, che riesce ad avere questo grande equilibrio da poter proprio geneticamente convivere con gli agnelli, no? Che volendo se li potrebbe mangiare, che il pastore gliela fida, e diventare un orco cercando di difendere dal lupo che è più forte di lui gli agnelli nei momenti di pericolo. Io ho utilizzato questa tipologia di cane per formare i miei cani a guardia. Indipendentemente che il cane antilupo venga nel cortile, che non si occupa di pecore ma magari dei miei bambini, che non difenda le pecore dai lupi ma la famiglia dei ladri, ma in lui sono rimaste delle, chiamiamole, delle caratteristiche genetiche che non possiamo non conoscerne se vogliamo aver successo. Ecco perché vi dico che i 3 pilastri sono cani da guardia, cinofilia naturale, conoscenza del cane da guardia antilupo. Perché è questo il cane al quale io ho deciso di affidare la mia famiglia e le famiglie di centinaia di miei clienti che ho in Italia. Quindi a tutte queste persone che a un certo punto specialmente vogliono, diciamo, iniziare un discorso di cani da guardia o addirittura hanno già, perché hanno preferito andare da altri, perché non mi conoscevano, perché gli hanno detto è meglio spendere molto di meno e comprarselo subito, per qualsiasi motivo. Quello che io consiglio è avere questi 3, questo tavolo. Voi sapete che è un tavolo per stare in piedi a 3 zampe, e queste sono le 3 zampe che tengono in piedi la vostra cinofilia, se no cade da una parte. Se voi non avete nozioni su come gestire bene il cane da guardia, su come conoscere che cos'è che vuole il cane da guardia da voi, proprio come conformazione mentale di animale che voi ve ne siete impossessato, l'avete portato nel giardino, e non conoscete la tipologia. Essere cani da gregge è una tipologia diversa che essere cani da caccia, essere diversi da cani da slitta, cioè ci sono le tipologie. Voi siete concentrati sulla razze che non, come dire, non c'entra una beata mazza, le inventate l'uomo, ma le tipologie hanno selezioni storiche, le tipologie sono importanti, quindi voi dovete conoscere bene che tipologia di cane vi siete portati in casa, perché se prima avete un cane da caccia, anche se vi faceva la guardia, o un cane da conduzione del bestiame, tipo il pastore tedesco, il pastore belga e anche, si può dire, il Rottweiler piuttosto che il Doberman, eccetera, che hanno tutti questa derivazione, voi non conoscete niente del cane da gregge. Se voi passate a prendere un cane che può essere il maremmano abruzzese, il pastore dell'Anatolia, il pastore del Caucaso, il Ciarplanina, pastore dell'Asia centrale o tante altre cose, voi non solo non sapete nulla di questo cane, ma vi portate dietro un'eredità che tutto ciò che applicherete su questo cane vi creerà solo dei problemi. Ecco perché vi ho sempre detto in questi giorni, e venerdì scade l'opportunità di poter prendere questi 3 pilastri a metà prezzo, che è un grande regalo di Natale, perché io aggiungerò, appena posso, spero entro anno, per fare il tavolo perfetto, il quarto. La quarta zampa del tavolo, per non avere un tavolo su 3 zampe, che è il minimo dell'equilibrio, ma barcolla un po', ma avere un tavolo stabile, dove vi spiegherò bene per l'efficacia del cane da guardia, evitando questi errori di dire no, come ti sei sbagliato, il cane non mi ha mai segnalato nessuno e credevi che era da guardia, ma mi hai dato addirittura un cane marcio, mi ha detto questo cliente, tu mi hai dato un cane marcio, e di conseguenza è perché si usano questi termini, e poi doversi ricredere, fare queste figure di dover vedere un filmato che il cane, dopo che io l'ho trasferito, dopo poche ore, il cane fa già la guardia, né più né meno come la faceva da me, e né più né meno come la farà in modo eccezionale, perché oltretutto era un cane di livello molto elevato, ma messo in un ambiente sbagliato, messo con accorgimenti sbagliati, dove c'erano già altri cani.
Se io non so come fare a modificare, ad adeguare le condizioni ambientali, non avrò mai la possibilità di vedere, diciamo, da subito i cani, questo cane a dare i risultati che mi aspetto. E quindi è il motivo che adesso farò poi questo ulteriore videocorso. Va bene? Quindi tutto è possibile, ve l'ho appena detto, avere i cani più aggressivi del mondo con gli altri e farli giocare con i bambini, basta sapere come fare, non c'è problema, d'altronde si può guidare qualsiasi, si può andare sulla Luna, basta sapere come fare. Certo, non potete prendere la navicella spaziale, questo a Carneval vi sparano e chissà dove andate a finire, e dovete fare un percorso. Perché in cinofilia immaginate che sia possibile fare tante cose solo andando sui social senza fare un percorso, oppure sentire cosa vi hanno detto un po' al mercato, oppure usare il buon senso. Potreste usare una navicella spaziale, andare sulla Luna usando il buon senso? No, dovete conoscere queste cose tecniche, pratiche. È la stessa cosa che vi sto cercando di spiegare. Il motivo per il quale la gente continua ah, hai sbagliato, dice, sì, nessun problema. Beata te che io non mangio e tu tra un boccone e la... Quairolo dice il motivo che ti ha fatto diventare numero uno, ma io non so se ero numero uno, ma cosa mi ha sempre contraddistinto nello studio dei cani è stata l'umiltà. Io ancora oggi dico, a volte dico a mia moglie, Madonna, ma non capiamo proprio un cazzo di questi animali. Ogni volta ci sono delle varianti, ogni volta pensavo di aver fatto uno più uno fa due e mi rendo conto che uno più uno fa uno e mezzo. Ma laggiù dove do delle garanzie, laggiù dove dico praticamente... Che cosa immagino che farà il cane? Ma specialmente l'ho già visto a fare a casa mia. E lì uno più uno fa due, perché se un cane ha determinati istinti, in più è sicuro in passeggiata, in più da me ha lavorato, e io non mi sono mai sbagliato. E quando dico che non mi sbaglio su determinati soggetti, se no non venderei San Problem, se no non farei già una selezione io, e sentirmi dire, perché succede sempre, no, non ti eri mai sbagliato, ma con me, secondo me, ti sei sbagliato, e me l'hanno già detto anche allevatori. E per forza che poi un minimo di rivincita, fare il filmato e mandarlo, o tenere sto cane qua di sto allevatore in vista, disponibile a chiunque lo vuol venire a vedere a fare la guardia, e quel minimo di soddisfazione che... Dopo certe mortificazioni bisogna prendersi. Zichi Giovanni dice spiegazione tecnica con termini elementari. A volte molte persone credono di avere un robot, invece hanno un cane che di conseguenza lo si riesce a rispettare se si ha un po' di conoscenza nella cinofilia. Un professionista lo si conosce sempre. Complimenti, ok, grazie. Sì, perché cosa siccome io fra i miei clienti, fra i miei amici, ho luminari, fortunatamente, della legge. Della medicina, della tecnologia, ingegnere, sono appena stato adesso da uno che mi ha aiutato a caricare il libro su Amazon, che gli dico: guarda, io sono un allevatore di cani. E in più ho scoperto che con i social si può spiegare con parole facili alle persone questa cinofilia che gli altri vogliono raccontare difficile. Però queste cose lui mi dice cose, termini tra l'altro presi dall'inglese, che io non so niente. Infatti mi sono portato dietro Sara, che se la cava un po' di meno, dice: ascolta, noi abbiamo due parti del cervello, io sono quella dei cani, di tutto, e lei è quella che per forza, perché la obbligo, deve imparare a fare queste cose. Ecco, però io apprezzo quando le persone si mettono al livello di chi non conosce un argomento e me lo spiegano proprio così. Quando vado dal mio amico ginecologo di Bologna, che è un, come dire, è un numero uno in Italia, gli dico: senti, mi puoi spiegare, visto che ho 50, quasi 60 anni, cos'è la prostata? Ma non me lo devi spiegare in parole difficili, me lo devi proprio dire come parlassi come un deficiente. La stessa cosa quando vado da qualche guru della legge, dico: senti, oppure da un commercialista, spiegami bene come parlassi a uno Zulu. Ecco, io ho notato che le persone che riescono a farsi capire sono poi quelle che hanno più successo, perché la gente poi, quando ha capito, ciao Stefano, buona giornata anche a te. Quando la gente ha capito, e dopo sì che, come dire, può mettere in pratica certe cose e può apprezzare in poche parole che cos'è che volevi dire, perché se la gente non capisce neanche che cosa volevi spiegargli, come fa a metterlo in pratica e come fa a apprezzare? Infatti anche questo libro che adesso io vi voglio regalare, che abbiamo avuto sta notizia in diretta, che per 4-5 giorni, che è liberazione per me, ve lo andate a scaricare, ve lo leggete, vedrete che io uso il linguaggio più elementare possibile. Voi sapete che oggi, che tutto si può comprare,
si può addirittura registrare un libro, poi darlo a dei professori che te lo mettono con dei termini forbiti da farlo diventare uno scritto storico, ma non è mai stato il mio obiettivo. Il mio obiettivo è vedere le famiglie al sicuro, dove hanno i cani da guardia, quei ladri che non entreranno mai più e loro non hanno problema con i bambini e anche uno che aveva solo avuto un pesce rosso praticamente li può gestire. Questa è la mia missione ed è il motivo che metto tante energie, perché a parte della vendita dei cani, come vi ho già detto, io la ridurrò sempre di più perché vorrò occuparmi specialmente dello studio del cane, diffondere la federazione, però una grande mia soddisfazione è questa cosa, riuscire in qualche modo a diffondere questa cultura, perché come vi ho messo nel titolo, tutto possibile se si capisce come fare. E questi tre pilastri, come dire, che ho fatto è proprio la base. Se voi non conoscete un po' la base che io ho inserito in questi videocorsi e vi propongo i videocorsi solo perché voi non siete venuti ai corsi, perché se conoscevate Romano Ezio Maria in tutti questi anni, quando radunava le persone, quando dovevate prendere gli alberghi e dovevate venire, voi conoscereste già la base e questi sono entrati di diritto, se ne han voglia, nel gruppo chiuso Guardog Evolution. Ma voi che non mi conoscevate ancora, che volete partire per fare questo percorso, mi rimangono solo più i videocorsi, anche se però è sempre legato ai videocorsi, dal prossimo anno vorrò poi fare poi anche dei corsi online, ma questo ve ne parlerò poi il prossimo anno, probabilmente da quando arrivo poi dopo di questo studio dall'India. Una domanda, ma se hai un cane ritieni inadatto a quel cane che lo hai a casa, che ne fai? Cioè, se mi spieghi meglio, io posso rispondere. Una domanda, ma se hai un cane e ritieni inadatto e quel cane lo hai in casa, che ne fai? Cioè tu vuoi dire se tu hai un cane? No, ma io in passato l'ho spiegato più di una volta. Ci sono alcune possibilità. Uno è abbinargli un cane che sappia fare il lavoro. Ad esempio, c'è un caso che mi viene in mente, ad esempio, nelle Marche, dove c'era un maschio di quelle razze di cani da presa, non ha mai fatto la guardia, ho messo una femmina, non è facile per niente, che fa la guardia, questa è copia anche perché tu mi stai parlando di un cane, ma un cane è un infelice, non credo minimamente che un cane possa giovare e godere del bene che noi come famiglia possiamo avergli. Se noi vogliamo bene a un cane, dobbiamo unicamente metterlo con un soggetto di stesso opposto e dargli la possibilità di fare il cane. Però in questo caso, ad esempio, la femmina che faceva molto la guardia che abbiamo messo non è stato facile, ma ha iniziato a coinvolgere anche il maschio. Lui non è un cane da guardia, ma gli va dietro, a volte dice che addirittura qualche abbaio lo fa e quindi lo puoi abbinare a un altro cane. Un'altra cosa, puoi fare delle gestioni separate. Il problema è sempre vedere quanto voglio realmente sacrificarmi perché la sicurezza della mia famiglia sta a cuore. Se voi siete di quelli che dicono: ma io non ho paura dei ladri, li aspetto e li voglio prendere a testate, non potete diventare i miei clienti. Io lavoro, vedete che c'è scritto Ezio Maria Romano, cani da guardia e sicurezza, solo per persone che abitano in case con giardino, se no io non posso dare i cani. Solo per persone che abitano in case con giardino e temono l'intrusione dei ladri. Fra le persone che temono l'intrusione dei ladri, se per voi è importante la sicurezza dei vostri figli e della famiglia, bisogna organizzare il territorio, magari bisogna in certi momenti far convivere questo cane che non fa la guardia con altri cani che fanno la guardia, inserirlo in un secondo tempo nel branco, cioè bisogna fare un lavoro. Però è sempre il discorso dell'inizio, tutto è possibile, vedete il titolo, se si capisce come fare. Ma se si capisce come fare, non si va avanti a chiedere consigli, non si va nei gruppi a fare delle domande e provare a capire in base al nostro buon senso quale di queste risposte è la migliore. Perché chi vi dà una risposta, voi dovete avere la competenza per capire se questa risposta ha dei fondamenti, può essere applicata. E questo lo potete solo fare se vi, come dire, fate una base. Voi sapete che dicono che la paura, in questo caso la paura dei cani, la paura dell'insuccesso, la paura di sprecare i soldi che poi i cani non funzionano, la paura di fare tutto è la sorella dell'ignoranza. È quello che io vi propongo ormai da circa un anno è annullare questa ignoranza cinofila. E siccome non faccio più corsi personali e ci siamo conosciuti adesso, potete solo farlo tramite i videocorsi. E quando vi ho detto che il grande regalo di Natale era mettermi a metà prezzo fino a il 20, che tra l'altro scade già dopodomani, dunque oggi è mercoledì, giovedì e venerdì, è quello. In più adesso vi regalo anche un libro per cercare di farvi capire meglio, altro non so.
che cosa potrei fare per voi. Chi vuole deve soffrire, deve fare dei sacrifici, deve fare, come dire, rinunciare ad altre cose. Io per fare gli studi dalle altre parti del mondo rinuncio a tante altre cose. La prima cosa che rinuncio è abbigliamento. C'è gente che mi dice, ma ti ho visto con un giaccone che avevi già quando andavi, non so, in Asia centrale 10 anni fa. Sì, perché se non mi comprasse la roba mia moglie, io mi metto sempre gli stessi colori. Quindi rinuncio a un sacco di cose perché mi interessa lo studio cinofilo. Se voi volete, vi interessa la sicurezza in famiglia in tutti i sensi, sia quella che i ladri lasciate fuori, sia il fatto che non volete avere nessun tipo di problema con i cani, che hanno il carattere da tenere al sicuro, dovete fare dei sacrifici, dovrete non comprare altre cose, mangiate meno ai ristoranti e pagate i videocorsi, aderite ai corsi. Perché io adesso vi regalo sto libro, ma voi capite che tra l'altro le cose a livello regalate non sono poi neanche così tanto apprezzate. E normalmente si dice sempre il libro va comprato, va pagato il più caro possibile perché almeno uno lo legge, lo studia, visto che ha speso, cerca di imparare. Perché il valore del libro non è dal prezzo di copertina, ed è il motivo per il quale ho deciso proprio di regalarlo, perché mi rifiuto, come dire, di dare un libro che vi do delle informazioni per la sicurezza della vostra famiglia che costa, che valgono almeno 10.000 euro, ma potrebbero valere per tanti 100.000 euro, perché io ho visto a svendere delle case dopo un'intrusione dei ladri e rimettersi su ville 400 o 500.000 euro. Voi pensate, due cani che entravano prima, evitavano il dramma in famiglia, permettevano alle persone di vivere in serene nella loro casa che si erano costruiti con sacrifici, e gli evitavano di svenderla perché la moglie, se no, si separava, se ne voleva tornare subito in appartamento, non voleva mai più andare lì. Quindi, come prezzo simbolico, il valore del libro che vi scaricherete gratis è almeno 10.000 euro. E quindi mi vergogno di prendere 10 euro, 5 euro, 4 euro. Ed è il motivo che l'ho messo gratis. Vi volevo regalare anche il cartaceo, ma Amazon dice: ragazzo mio, io non è che stampo, faccio, trigo, invio, e quindi ho dovuto metterlo a 9,90, che è il prezzo che mi ha consigliato, dove, diciamo, a me Amazon mi darà una percentuale tipo carezza, e lei si paga tutte le spese per fare sto lavoro, perché a me costa solo 7 euro a mandarvi i miei altri libri che ho scritto tramite casa editrice. Amazon 9,90 stampa, io non devo spendere una lira, vi manda il libro, lo ricevete a casa e tutto quanto, eccetera. Se no ve l'avrei regalato, perché veramente mi sento schifato ad avere così pochi soldi per tutte queste informazioni che per la sicurezza della vostra famiglia ho voluto mettermi in questo libro e vi saranno. Bene, rispondo a questa gran domanda del grande Dino Di Fischi, che è diventato uno degli amministratori del nostro gruppo, cioè della nostra pagina, che è partita l'altro giorno, Ezio Maria Romano Cani Antilupo, vive in Abruzzo, anzi lui è dell'Abruzzo, ma adesso vive in Emilia Romagna, ha molta esperienza con i cani da pastore, e quindi lui mi aiuterà con Nicola Lo Sacco e anche Sara a portare avanti questa pagina. Dino Di Fischi dice: concordo in pieno tutto, ma me esempio brevetti, allora me esempio credo, brevetti, difesa, Expo, vinti tante cucciolate, eppure mi sono rimesso in discussione su tutto, i cani da Grecia, i guardiani puri e tutta un'altra roba, li preservo, ma funzionano. Sì, la storia di Dino è che lui ha vinto addirittura un campionato italiano di bellezza con un boxer, ha fatto brevetti di difesa e tutto, poi adesso vive in un posto dove di rapine e furti ce ne sono una alla settimana, ha dei bimbi piccoli, ha una moglie che ha paura di stare a casa. E cosa abbiamo fatto? Cioè, con lui è stato più semplice perché era già un appassionato di cani da gregge. Abbiamo messo un paio di cani da gregge giovani che funzionano già, però che vanno sull'uomo, predisposti a fare la guardia, e con lui sono andato sull'olio, per quello che, visto che voglio sfruttare, fra virgolette, la sua esperienza in cinofilia, l'ho messo con me in più, eppure un abruzzese incallito, l'ho voluto mettere uno degli amministratori della nostra pagina nuova. Visitate, si chiama Ezio Maria Romano, trattino, subito dopo, cani Antilupo. Va bene? Ciao Dario, grazie degli auguri che mi hai fatto anche in privato, e vedo che si è aggiunto anche Filippo. Se non ve la siete vista, sentitevi la
poi la registrazione perché vi ho spiegato bene come poter usufruire di questo libro. E appena vedo, vedete che inizierò a postare ovunque dove dovete andare a scaricarlo. È facilissimo. Amazon, scrivete Cani da Guardia e ve lo trovate. Bene, vi ringrazio di avermi ascoltato fino a questo punto e vi auguro a tutti buona giornata. A presto.